Eccoci a questo nostro nuovo appuntamento settimanale che sarà un po' come argomento in continuità con quello della scorsa settimana, cioè sulla parola e sulla possibilità di comunicare ancora con il malato di demenza e di Alzheimer, ancora con la parola, anche quando la parola in un qualche modo sembra essere impossibile. Perché viene persa e perché diventa sempre più difficile farsi capire e comprendere soprattutto. Ricordo un concetto che ho già detto, che è quello di vedere più l'io sano che non l'io malato, cioè di parlare alla persona più che alla malattia. Questo è un concetto che mi piace ribadire molto. Perché se vediamo la malattia, ci diamo un pochino anche per persi, siamo portati ad arrenderci e quindi anche a parlare al malato. Però la parola è anche riconoscimento e restituzione di dignità, perché se io saluto una persona e questa persona non mi ricambia il saluto, ci rimango male, in qualche modo mi sento colpito. Se esprimo un bisogno e l'altro, oppure racconto una cosa che per me è importante e l'altra persona, boh, insomma, non mi dice nulla o cambia discorso o mi parla di altre cose, io non mi sento persona, non mi sento riconosciuta dall'altro. Allora, questo è importante tenerlo presente perché io ho davanti una persona che è ammalata di, non è una malattia. Che cosa significa? Significa che devo utilizzare la parola sempre e comunque. Ho visto di recente un video dove un bambino molto piccolo lanciava gridolini, come fanno i bambini inarticolati. Dei gridolini con delle consonanti, con delle vocali che venivano emesse e i due genitori che ripetevano a specchio proprio, cosa che usualmente fanno i genitori con i bambini, ripetevano a specchio quei gridolini che erano apparentemente senza senso, non comunicavano dei contenuti precisi, non erano parola. E il bambino si divertiva tantissimo e questa cosa andava avanti in un rispetto del turno preciso. Bambino lanciava il gridolino e diceva le sue lallazioni e i genitori ripetevano nel momento in cui lui finiva, perché anche il rispetto del turno della parola è molto importante. Chiaro che se io sto guardando la televisione con mio caro o lui sta guardando la televisione e mi chiede una cosa che è assolutamente fuori contesto rispetto a quello che stiamo vedendo, o fa un commento che è assolutamente, diciamo, illogico dal nostro punto di vista, forse siamo portati a dire: ma no, guarda, non è così, ma si sta parlando di quest'altra cosa. Invece forse lui vuole dirmi qualcosa, quantomeno è il suo mondo possibile. E quindi è importante che in un qualche modo io risponda e ascolti, perché parlare significa parlare e ascoltare. E se mi dice, ascoltando, che so, la Lilli Gruber che sta parlando di politica, mi fa un commento tipo, questa prende soldi perché viaggia tanto, faccio per dire. Io posso dire: ah, viaggia, ti piacciono i viaggi? E magari nel suo farsi venire in mente i viaggi in un contesto che apparentemente poteva non avere significato, posso avviare invece, posso dare la possibilità di parlare di qualcosa di autobiografico, seppur magari in un modo del tipo: sì, da quando ero bambino sono stato in America. Sei stato in America, che bello! Sì, avevo 5 anni e sono andato a liberare mio babbo prigioniero. È chiaro che questo è qualcosa che noi sentiamo senza logica, ma non per questo dobbiamo alzare le spalle, perché ci sta dicendo comunque qualche cosa per lui importante e il sentirsi ascoltato, il rispondere anche con affermazioni, non necessariamente.
con grandi discorsi, aiuta a parlare e a sentirsi persona non malata, e quindi anche a favorire l'espressione di quell'io sano a cui più volte nei nostri incontri mi sono riferita. Quindi, come dire, il messaggio di fondo che vorrei lasciare è quello che è ancora possibile parlare nelle demenze, parlare, usare la parola. E questo significa valorizzare l'io sano, valorizzare la dignità della persona. Ci sono alcune indicazioni pratiche, le ricette non ci sono mai, lo vedremo anche nel prossimo video, però alcune indicazioni per aiutare questo da parte nostra, da parte di chi si prende cura di un malato. Ad esempio, non fare molte domande. Perché a volte non c'è la risposta, non sanno la risposta, anche di fronte ad un dove sei nato o quanti anni hai o oggi dove sei stato o che cosa hai mangiato, è qualcosa che può mettere profondamente in imbarazzo, perché non lo sanno, perché nella loro memoria questa esperienza che hanno fatto anche recentissima, anche di poco tempo prima, ti ha fatto piacere la telefonata che ti ha fatto la persona X e magari non ricordano che c'è stata una telefonata e quindi mette in imbarazzo, mette in confusione e questo rende appunto porta ad un silenzio che magari, come dicevo prima, viene interpretato come una incapacità. Dobbiamo stare molto attenti quindi a quali domande fare e forse a non farle, fare più affermazioni. Piuttosto che ti piace questo film, che è una domanda, dire bella è questa scena di film, mi piace, e se, magari lui, lei potranno rispondere quello che in quel momento la nostra affermazione può suscitare in loro. Non chiedere spiegazioni, questo come potete ben capire è ancora più collegato a quanto sto dicendo, no? Non è possibile spiegare, non comprendono una spiegazione né è possibile pretenderla da loro perché spiegare significa ricordare una cosa, dare un senso logico, sapere articolare il proprio pensiero e questo è qualcosa che viene progressivamente perso nella malattia. Rispettare la lentezza dell'eloquio, del parlare, rispettare le pause, questo vale sempre perché c'è una lentezza che è dovuta proprio, questo sì, alla difficoltà che la malattia produce anche nell'ideazione, nell'articolazione, nell'espressione, come si diceva, nel trovare anche le parole. Rispondere alle domande, questo l'ho detto perché questo restituisce dignità. Io sono nella mente dell'altro nel momento in cui l'altro mi risponde anche ad una semplice parola, anche ad eco, perché quando perdono completamente la parola è possibile che venga ripetuta durante la giornata un'unica parola che può essere il cielo, il cielo, il cielo, che può essere ripetuta in modo ossessivo. Ecco, entrare in relazione attraverso la parola può anche essere semplicemente dire il cielo, eh sì, il cielo, e chissà, magari viene fuori un altro pezzo, viene fuori un'altra parola, viene fuori qualcos'altro che la persona in quel momento ci vuole esprimere. Magari che il cielo quel giorno è bello, che c'è il sole, che il cielo è azzurro. Non correggere. E non giudicare quanto è stato detto, perché questo è umiliante. È umiliante per noi. Pensiamo a quando ci sentiamo corretti in qualche cosa che stiamo dicendo, che vogliamo esprimere, quasi quasi ci offende, ci alteriamo un po'. E la stessa cosa vale per loro. Quindi il valore di questa comunicazione, ecco, che significa anche un'altra cosa voglio aggiungere, riconoscere il diritto a prendere decisioni, il diritto ad avere voglia o meno di fare un'attività, per cui anche il proporli, a volte il linguaggio può non essere di aiuto, però
però possono esprimere che non hanno voglia di fare una cosa e lo esprimono magari con parole, con termini, quindi dobbiamo imparare un pochino a leggere al di là della parola, perché la parola continua ad esistere, è importante che continui ad esistere e rivolgere la parola, ascoltare la parola del malato è continuare a riconoscere e mantenere la parte sana, il fare ciò che posso fare, come dicevo nel primo incontro, con quello che c'è. Vi vorrei quindi lasciare con un ultimo, ormai chiamiamoli esercizi. Provate a osservare, la volta scorsa vi ho chiesto di osservare quali sono le difficoltà di espressione linguistica del vostro caro e in quali circostanze si manifestano più frequentemente o più facilmente. Invece questa volta vi provo a chiedere quali sono le vostre difficoltà di comunicazione con il malato. Quali emozioni o pensieri accompagnano i vostri tentativi o il vostro senso di fallimento nella comunicazione? Io chiedo di fare una cosa e non è compresa, cerco di spiegare il perché è necessario fare una doccia e la spiegazione non viene colta. Cerco di spiegare che tra poco usciremo ed è importante vestirsi. E questa cosa non viene compresa. Sicuramente proviamo dei sentimenti che sono sentimenti di impotenza, che sono sentimenti di frustrazione e a volte diventano anche rabbia, legittimamente rabbia, perché vorremmo sentirci ascoltati, vorremmo sentirci capiti. Ecco, proviamo a fare una riflessione, un'osservazione proprio anche su noi stessi. Forse ci aiuta anche a comprendere meglio quelle che sono le difficoltà, ma anche i bisogni che il nostro malato esprime anche quando non gli è più possibile parlare. E non dimentichiamoci che accanto alla parola possiamo avere delle attenzioni non verbali, quali sono quelle del guardare in faccia la persona, guardarla negli occhi, il comunicare lentamente, il dare un'istruzione alla volta, non mettiti la camicia dopo il golf, perché forse è troppo, manda in confusione, allora non sa neppure mettersi la camicia. Ecco, quindi una serie di attenzioni che sono più anche, che accompagnano la comunicazione verbale. Bene, io con questo, vi lascio, la prossima volta cercheremo di affrontare invece un altro aspetto che è quello dei comportamenti problematici. Arrivederci alla prossima settimana, grazie.